Allora. Che se magna oggi di salutare? Vediamo un po'. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera notturni. Ciao belli, chi ci sta, chi non ci sta, non lo so se c'è qualcuno a quest'ora, non lo so. Ma comunque nel dubbio io ho una fame della Madonna e mi mangio un bel po' di roba. Quindi mo vediamo. Vediamo un po' che roba c'è stata da mangiare qua, che non lo so. C'è stato tipo un po' di cipolla, faccio un bello soffritto. I fagioli HS, quelli non possono mai mancare. I fagioli HS, quelli ci stanno sempre. Quelli ci stanno sempre. Ciao Killo, ciao bello. Allora, un po' di fagioli. Una cipolla, credo che questa è andata male purtroppo. Questa è andata male, sta cipolletta. Prova a vedere. Allora, che ci abbiamo per mangiare qua? Vediamo un po'. Roba c'è. Un po' di fagioli ci abbiamo. Lenticchie non mi piacciono. Le lenticchie mi fanno cagare. La porpa a pezzetti mi piace. Bella precisa. La porpa mi piace. Porca troia, finiti i fagioli? Mio padre me l'ha tolti perché. Mio padre non sbaglia niente, ce lo sa che quando io ci stanno in mezzo i fagioli io. Sgarro con i fagioli, me ne mangio pure 1 chilo di fagioli. 1 chilo, non mezzo chilo, 1 chilo. Mi conosce fin troppo bene. E allora. Allora, pasta sicuro. Vuole pasta. Pasta. Arrivo. Allora, fagioli, cipolla, fagioli, una bella cipolla come Cristo comanda, eccola qua, ciao Pop Official, grande, un po' dei cappelletti alla carne, belli precisi come piacciono a me, un po' di parmigiano, la pasta la levo, e via, e la cena è fatta, vai. Allora, iniziamo la preparazione. Prima cosa da fare in cucina, ragazzi, lavarsi le mani, fondamentale.
Madonna, quasi che non mi riconosco più. Sono abituato a guardarmi in camera, ragazzi, che sto senza... Mi sono abituato a guardarmi in camera senza capelli, porco demonio. E invece oggi ho i capelli. Incredibile. Bello. Mi piace. Ci sta. Io avrei 5 mesi di watch time, ma non va più il comando. Porca Eva, veramente? Che sfiga. Cazzo, mi dispiace. Mi dispiace veramente tanto, mi dispiace, cazzo. Allora, una bella cipolletta qua, iniziamo. Qua. Non taglio un cazzo, sto madonna. Questo non taglia niente. E allora devo dargli una piccola affilata. Eh sì. Non taglia niente questo, ragazzi, fa schifo. Ok, gli do una piccola lavata. Vediamo un po' se adesso taglia. Taglia uguale. Non taglia uguale, non taglia. Vabbè, pazienza. Allora, qua. Ti levo il guscio, la bella cipolla qua. Mamma mia. Una bella cipolletta. Te che hai mangiato stasera, Pop Official? Ma tu cucini mai? Cucini mai, Poppe? Preciso. Vai. Ok. Io. Vale. A mo' taglia. Tagli un po'. Allora, uno sformato di patate con una bella mozzarella. Ah. Mi hai fatto venire fame, cazzo. Però mi hai dato l'idea per un piatto, per un prossimo piatto. Sformato di patate, cioè. Come si fa? In forno, immagino. Sformato. Sapete che io non trovo l'anduia? Mi sa che mio padre gli ha fatto fa un volo. Oh, nonna com'è. Pizzica gli occhi, Cristo Dio. Pizzica, cazzo. Ciao Flynix Draggers MP, ciao bello, grazie mille, ciao bello, grazie. Allora, qua, belli, bello, 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 qua, andiamo una piccola tritata così, bella alla grande, bella grossolana. Sapete che c'ho in mente di fare, ragazzi? A mo? Domani me ci metto, domani pomeriggio. Compro le varie robette che devo comprare domani, perché oggi mi si è fatto tardi per via di GTA San Andreas lì. Comunque, domani compro le robe che devo comprare, faccio nuovi acquisti, investimenti in realtà. Compro la macchina dello fumo. Macchina del fumo, una bella ciabatta Alexa, e poi le collego con Alexa, le collego con i sound alert. Uno done sound alert. Alexa, accendi quello, accendi quell'altro. E va, che è una meraviglia. Che troia. E va, che è una meraviglia.
Cerco online le ricette online, è tipo la cosa più buona del mondo. Cercherò sicuramente, bel mio. Poi, tipo, mentre dormirò, farò in modo che la gente può decidere la musica. Le sub decideranno, tipo, la musica. La macchina del fumo? Macchina del fumo, devo un attimo vedere come si fa perché in realtà è un po' pericolosa. Mamma mia, come cazzo mi prude gli occhi. La macchina del fumo, in modo tale uno può mandare il fumo come vuole, perché ci sta la macchina, quella. Ci stanno delle macchine automatiche, costano l'ira di Dio e non c'ho più i soldi, cazzo. Mi sono finito tutti i soldi, cazzo. Vabbè, in realtà mi sono finito i soldi perché ho dovuto pagare le tasse pure dell'anno prossimo. In teoria con l'anticipo, che in realtà potevo fare rateizzato, però l'ho voluto pagare subito. Con l'anticipo, in teoria l'anno prossimo non pago le tasse. Quindi io da gennaio basta che mi scanso circa la metà di quello che guadagno. Così almeno sto in pari con le tasse. Ho preferito pagare tutto subito. Ho preferito pagare. Anzi, no, mo fammi accendere un attimo qua. Allora, patate bollite che le squaglia. E dopo fai una sorta di lasagna con dentro mozzarella. Ah, patate bollite. Patate bollite, poi le metto dentro, una specie di lasagna. Quindi faccio al posto della. Mamma mia, che bontà, vero? Non ci ho mai pensato. Al posto della pasta ci metto le patate, faccio tutte le robe di patate, 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 patate. Poi ci metto la mozzarella, wurstel, zucchine, cipolle. Madonna, che idea che mi hai dato! La lasagna di patate, di Matteo HS. Cazzo, grazie. Lo sai che faccio? Me la segno subito, me la segno. Lasagna. Non me la segno. Ricette. Lasagna di patate. Grazie. Allora, qua. Bello preciso, qua ci abbiamo tutto. Ma si chiama Gauteau de patate, non esiste nelle Marche? Gauteau de patate, non so cosa sia, onestamente. Non so cosa sia perché non lo so. Se non lo so, a livello di carbo le patate spazzano via la pasta. Ah, non me lo chiede perché non lo so io. Sta roba tecnica io non la so. Non lo so purtroppo. Poi altra cosa che voglio fare, ragazzi, è mettere la macchina delle bolle. La macchina delle bolle e poi qualche altra puttanata che tipo. Te vedo bene, Matteo. Grazie, ti ciapo. E altre cose varie, altre robe varie. In realtà, secondo me ci stanno. Allora, il fatto della macchina da fumo, prima stavo dicendo la macchina del fumo. Devo trovare una macchina del fumo che sta sempre accesa, quindi sempre pronta, e che non si accende col pulsante, e che non gli do l'input col pulsante, perché l'impulsante tu gli dai l'input e poi lo devi togliere. Ma in realtà, posso fare una modifica. Devo chiedere a Babbo. Devo chiedere a Babbo, questo lo sa Babbo, è il mio elettricista. Se si può fare. Fallo come sgarro, è bello pesante. Peggio che sgarrare con la pasta. Dici? Ma domani io, da oggi anzi, ricomincio la dieta, quindi bella precisa, perfetta. Ma io ho qua la dieta. Dieta Matteo. Ce l'ho qua. Questa non è la dieta, ovviamente. Ah, la pancetta a cubetti. Ma sì, dopo lì ci si può mettere tutto. Patate,
Fai una specie di lasagna con le patate, dentro ci metti di tutto, ci metti la mozzarella, tutto ci puoi mettere, tutto quanto. Ciao Sottai, ciao bello, che me magno greco. Mi faccio un po' di pasta, un po' di... no, che è qua? Cappelletti di carne un po' particolari, però... Ma vediamo. Speriamo che sono buoni, perché... Ovviamente non me li mangio tutti. Li cucino tutti, ma me ne mangio la metà. Se no, questi vanno a male. Vanno a male, stanno aperti da un po'. Allora, via. Trovo splendido. Grazie, Board Game Ita. Ciao, bellissimo. Come stai, grande? Belli, perfetti, precisi. Mo vediamo. Poi, altra cosa, babbo, se mi puoi trovare l'albero di Natale in cantina, me lo porti sopra l'albero di Natale con un po' di luci. E un po' di palle di Natale, delle robe, me le porti sopra. Me le lasci là, la stanza del level up dove stava lo simulatore di guida. Me le lasci là, me le lasci. Poi, altra cosa. Io mi sveglierò intorno alle 3. Tu ci stai per quell'ora? Per le 3 del pomeriggio? Io ho bisogno di parlare con te. Ok. Le patate hanno un indice glicemico più alto della pasta. È una Madonna. Addirittura c'è. Ma una vita fa. Una vita fa. Una vita fa. Ma sì, una Madonna. No, no, che? Sì, perché non ci stavi 2 ore fa allora. 2 ore fa c'è stato un pezzo di merda. No, 2 pezzi di merda che mi stavano a via. Dopo l'ho beccati pure su Twitch questi. Uno si chiamava Leucemia. Guarda caso. Uno si chiamava Leucemia e un altro si chiamava Ailon Zone. Tipo, non so capito chi cazzo era. Ecco, 2 imbecilli. Tutti e 2 bannati. Mi mandavano le richieste d'amicizia su LOL. De continuo. Titin, 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 titin. Veramente, oh, 2 deficienti che si stavano a fare 4 risate, ho capito, però. Cristo Dio. Che coglioni. Allora. Comunque, per la cena del sa de de sabato, tutto pronto, ragazzi. Tutto pronto, tutto bello preciso. Per la cena del sabato. In teoria, se si aggiunge Loris Armandini, se viene pure con la ragazza. Ne dovremmo essere in circa 13 o 14, che comunque sono tanti, 13 persone. 13. 13 sono tanti. 13. 13, ci cuciniamo un bello kebab. Il giorno prima viene Enrico. Verrà Enrico il giorno prima. Prepareremo tutte le salse, belle precise, perfette. Taglieremo le patate, taglieremo per il giorno dopo. Quindi prendiamo un sacco di patate, ma tante. Prepariamo tutte le salse, salsa barbecue, chi vuole la salsa rosa, chi vuole un'altra roba. Shimshon00. Qualcosa mi ricordo sul nome, sai, Shimshon? 2 chili! 2 chili di patate! 50 kg! Vorresti dire? È live o replay? No, no, è live, Biala. Live. No, no, che duchi, che, oh, la Madonna! No, 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 di più, voglia. Oh, ma ci stanno. Mica ci sta una persona per ridere. Ne siamo in 13, 13 persone. Almeno 300 grammi a testa, 300 grammi a terza, so, 40 kg di patate ci vuole.
40 kg di patate almeno. 40 kg. Poi che fai? Un po' di più non ce le metti? Magari una porzione grande di patate quant'è? Una porzione grande di patate fritte non è mezzo chilo? Una porzione grande su una vaschetta? Non è mezzo chilo? Sarà sì mezzo chilo di patate, forse pure di più. Quindi ci vorrà 50 kg, ci vorrà. 50-60 kg di patate. Enrico, tagliarla a mano. Tagliarla a mano, poi le facciamo tutte quante. Enrico ha detto che va veloce. Le fa tutte quante listarelle precise. Ta 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 ta, tutte le listarelle. Ha detto che ci mette 20 minuti. Sarà vero? No, aspetta, scusami. 500 per... Oddio! È vero, 6 kg, scusate, 6 kg, 6 kg, è vero. È vero, c'hai ragione, Pugli. 6 kg. 6 kg. Sì, sì, ma tanto Enrico ha detto che ci mette... Tanto Enrico ha detto che ci mette poco per tagliare tutte le patate. Ma io pensavo di prenderne pure di più, 20 kg. 20 kg, sicuro. 20 kg. Tanto le patate costano poco. Costano poco le patate. T'ho fatto risparmiare 1.000 euro di patate. No, no, no. Tanto quello più che costa è la carne. La porta... ci sta la salsa bianca, ci sta la salsa maionese, ci sta la salsa rosa, ci sta il ketchup che lo fa a mano. Non il ketchup è quello che compri. Lo fa a mano Enrico, lo fa. La salsa barbecue la fa a mano Enrico. Fa tutto a mano Enrico, tutto a mano. Tutto a mano Enrico. Ma te è bello il mare delle Marche? È bello il mare delle Marche, ma a me quello che non mi piace delle Marche è la figa. La figa marchigiana non mi piace. Non mi piace. C'ho brutte esperienze, magari io ci sta qualche ragazza che magari... Però non... Per il momento ancora non ne ho incontrata una buona. Sbaglierò io dove... Vabbè. Che purtroppo per le donne, ragazzi, ci devi stare dietro. Se non ci stai dietro... Vai da una ragazza e gli dici: oh, io sono Matteo HS, nella vita lavoro ai videogiochi. Quella te guarda come se fossi uno sfigato. Cioè, qua te guardano come se fossi uno sfigato, veramente, non sto scherzando. L'altro giorno sono andato a mangiare al ristorante, su una trattoria, c'erano tre fighe di legno, mi hanno visto, mi hanno detto: oh, ma tocca adesso, così. Mi guardavano male, mi guardavano. Poi, mentre io mi sono messo seduto proprio lì davanti al tavolo loro, stavano a parlare: ah, ma questo è quello sfigato che gioca ai videogiochi, qua, adesso. E poi dopo parlavano di medicina, di cose... Questi qua erano, si vede che studiavano lì all'università di medicina, non so, capito. Comunque, proprio di altra mentalità qua. Altra mentalità proprio. Cioè io quando esco fermo, tutti quanti che mi guardano male, tutti. Quelli che ovviamente non mi conoscono. Quelli che invece mi conoscono, mi salutano, mi rispettano, mi... Oh, grande Matteo, mi salutano tutti. Ma invece stanno altri proprio ignorandoni, porco diavolo, guarda. Ignoranti, porca Eva. Prendi un giovane più o meno, lo capisci, ma prendi certi ignoranti, porca troia. Portameli via. E qua perché c'è sta un'altra mentalità, ragazzi. Qua pensi ad andare a ballare, dove vai a ballare, dove esci. Le moto, le macchine, la figa. I videogiochi vengono sottovalutati. Vengono visti come una roba per bambini. Ma sai che vi dico a me? Ma che cazzo me frega a me? Il mio conto in banca? Al momento ci sta... 800 euro o 800 1000 euro, non mi ricordo. Il mio conto in banca al momento. Ragazzi, le donne, ho speso tutto per la figa, tutto. Non me ne vergogno a dirlo. Tutto. Tra viaggi, robe, regali, robe. Ne pento di qualcosa? No. Non mi pento di niente.
L'ho fatto con amore. L'ho fatto con amore. Ho amato. Ho voluto bene. Poi se indietro non ho ricevuto nulla, non me ne frega niente. E che vuoi fare? Greco, io voglio cambiare città, voglia, ma io qua nelle Marche non ci voglio restare a vita. Ma te pare una Madonna. Io voglio andare a Milano, Roma, da altre parti. Vorrei mettere da parte almeno mezzo milione. Mezzo milione d'euro, così almeno mi compro una casa. Anzi, due case. Una mi compro una casa dove vivo, piccoletta, una dove la metto in affitto e poi mi trovo un lavoretto. Proprio mette da parte mezzo milione qua. È difficile. Come faccio? Vuoi saperlo? Lanzoprazolo! Lanzoprazolo e via, una meraviglia. Protettore per lo stomaco. Me li mangio pure a crudo. Già li hai, sì, da debiti però. Ma che c'ho, Madonna. Ragazzi, io me la sono goduta la vita, non è che sono stato lì a. Ho fatto i viaggi. Ho fatto viaggi, sono andato su, giù, destra, sinistra. Certo, se risparmiavo tutto, ogni singolo euro, stavo attento, tirchio come la Madonna, magari 150.000 euro puliti, magari ce li potevo pure avere in banca, magari. Forse. Ah sì? Dai, sono felice Nadir. Adesso mi sa che farò RP però su Red Dead Redemption. Non lo so. A proposito, devo fare una piccola strega. Una piccola curiosità, ma come si fa a Red Dead Redemption RP? Voi conoscete qualche server di Red Dead Redemption RP? Fatemi sapere perché sono interessato a iniziare un bel RP su quella modalità. Red Dead Redemption RP. Fatemi sapere perché sono interessato a iniziare un bel RP su quella modalità. Voi conoscete qualche server di Red Dead Redemption RP? Fatemi sapere perché sono interessato a iniziare un bel RP su quella modalità. Voi conoscete qualche server di Red Dead Redemption RP? Fatemi sapere perché sono interessato a iniziare un bel RP su quella modalità. Voi conoscete qualche server di Red Dead Redemption RP? Fatemi sapere perché sono interessato a iniziare. Oggi ragazzi sta aprendo un server di Red Dead Redemption o dei 5M, dici? 5M non mi interessa. 5M potesse pure scoppiare vivo, porca troia. La community mi fa proprio cagà. Dalla prima all'ultima. Berlino forse è uno che si salva, ma tanto.
si gioca proprio dentro i server in generale. Mi fanno cagare. Sa, se lo è. Ah, lo apri Red Dead Redemption? È una madonna, allora subito. Non lo sapevo, cazzo. Cazzo, non lo sapevo, sapevo prima, mo gli scrivo subito a Berlino. Mo gli scrivo subito. Mo gli scrivo. Ciao Berlino, come stai? Ho saputo che stai per aprire un server di Dead Redemption, cioè, vabbè, come cazzo si chiama, di RDRRP. È vero? Saresti interessato ad avermi nel tuo server? Perché ho intenzione di crearmi una bella storia simpatica su quel server. Poi, vabbè, se a te non ti piace il mio stile di RP, tu lo sai come ruolo. Se ti piace, va bene. Se non ti piace, me ne troverò un altro. Ecco già il primo. Prova a cercare su internet. Gigi? Ma questi sono faccioli. Fagioli cannellini, buoni. Le delizie del sole. Queste mi piace, porca Eva. Le delizie del sole. Buone, cazzo. Allora, comunque, per chi non avesse capito, questa è una maratona. Che non so quando finirà. È iniziata, ma non so quando finisce. Voglio testare i miei limiti, perché l'ultima volta ho fatto 2 settimane. Ho fatto 2 settimane di fila e è andata a finire male. Sono arrivato al 10° giorno che stavo in burnout. Ricordo che dopo la maratona mi sono dovuto prendere almeno minimo 2 o 3 settimane di pausa per recuperare. Stavolta vediamo. Ceci, dormo in live. Preciso, guarda là. Oh. Qua bolle. Servono un po' di spezie qua dentro. Sapete che vi dico? Ci metto. Ma che colazione, la madonna. Ci metto. Allora, quanto tempo è che non me. Non ho capito. Basta che non ti tocchi l'uccello di notte. Ma quello era un problema d'estate. D'inverno non c'è quel rischio, tranquillo. Non c'è quel rischio. La paura mia, ragazzi, è che durante la notte. Che durante la notte mi posso tipo masturbare, però non. Nessun problema. Grande Nadir, mi fa piacere. Grande. Ma veramente? Mi fa piacere. Io vorrei fare tipo qualche live game, qualche live show tipo alla Ciccio Gamer. Qualche live show vorrei fare. Alla Ciccio Gamer. Quanti di voi pagherebbero il biglietto per venirmi a trovare? Devo vedere quanti fan ci sono, da dove. Se stanno. Se ci sono più fan a Roma o a Milano.
Faccio un bel live show dove gioco ai videogiochi. Che cazzo ne so, qualsiasi puttanata, senti proprio il pubblico che ti acclama. È figo. Mi piace. Col pubblico che quando faccio qualche gioco. Oppure che ne so, quando gioco a GTRP. Faccio una bella puntata di GTRP. In live, di fronte a tutti là. Prendi che ride. Allora, sento un po' di sani. Che questa è una bella colazione. Allora, devo accendere qua. Alzo la fiamma che mi sembra troppo bassa qua. Jump show by Matteo Arcesi. Magari posso fare più giochi. Jump King, faccio un po' di tutto. Però io lo show non so bravo a farlo. Non so un personaggio come Ciccio che riesce a stare là sopra il palco. Una bella live di cucina dal vivo con Enrico. Matteo Arcesi live show con Enrico. Quante persone c'entrano secondo voi qua dietro la stanza dietro? Secondo me con le sedie una ventina di persone secondo me. Secondo voi 20 persone, faccio pagare tipo 10 euro a testa, se magna, quindi però per cucinare per 20 persone è tanta roba, non lo so, magna non lo so se riesco a far magna a tutti, perché comunque Enrico, 20 persone, ci vuole 10 euro a testa, casa mia. Ma il cazzetto dietro la testa lo puoi levare in qualche modo? No, no, è impossibile. È impossibile. È impossibile toglierlo, non posso levarlo. Quello deve rimanere a vita perché purtroppo Lucazzetto quello rimane. Quello deve rimanere a vita. Purtroppo. Devo operare la testa, devo operare. Devo operarmi sulla testa, non è facile. Ed è rischioso soprattutto. Perché deve aprirmi il cranio, deve andare sempre a toccare qua dietro. Deve tipo. È un osso questo. È un osso. Infatti, infatti devo stare attento. E devo stare attento perché qua dietro questo osso qua che vedete qua, devo stare attento perché in realtà è un problema questo osso, si chiama osso occipitale, esatto, per togliere questo è un problema grosso perché mi devono aprire la testa, mi devono aprire il cranio, è sempre un'operazione sulla testa, infatti mi hanno detto se vuoi togliere quello noi te lo possiamo togliere, te lo possiamo limare, è un intervento molto particolare, se è solo per un fatto estetico che non ti fa male lascialo, mi ha detto. Perché comunque è sempre che devono aprire la testa. Devono
Devono aprire la testa, devono tagliare. Non lo so. Conviene toglierlo? Io lo lascerei fare, ragazzi. Esatto, lascia perdere. Cioè, un conto mi hanno detto se fosse stato a punta, che magari tagliava la pelle dentro, che creava infezione, che ti dava fastidio e ti faceva male quando dormivi. Metto lascialo. Cioè, non, cioè, magari quello lì dopo si poteva valutare se usciva pus, infezione, emorragie dietro la testa. Ma magari era. Però, dal momento in cui è liscio, liscio perfetto, non mi dà fastidio. Cioè, alla fine lo lascio così e via. Purtroppo madre natura mi ha fatto così, lo lascio così. Alberto Bino, ti ho ringraziato, 2 mesi di resub. Scusami, porca troia, adesso. Comunque, buongiorno a tutti. Natale che si fa quest'anno? A casa. A casa che sei quest'anno? Natale a casa che sei. Qua. Pronto. Questa è. Una volta che mi mangio questa è un è tipo da mangiare per l'esercito, cazzo. Per un esercito. Mi devo segnare quello che devo dire a babbo. Allora. Devo parlare per la cena. Per la cena. Per macchina del fumo. È l'albero di Natale, esatto. Albero di Natale. E aiuto in maratona. Provini? Breve periodi. Ah, c'ho intenzione tipo di fare tipo. Tanto le stanze ce l'ho, c'ho tutto a casa. Brevi periodi, 3 giorni massimo. Se c'è qualcuno che mi vuole dare una mano, la mattina. Se c'è qualcuno che mi vuole dare una mano, la mattina, a intrattenere. Se no faccio da solo. Quando? Oggi in realtà ho iniziato la maratona, ragazzi, anche senza timer che ci sta, non ci sta il timer, però ecco, è iniziata. Più che altro voglio fare una prova, voglio vedere fino a quando resto, fino a quando resisto. Poi metterò un timer quando permette tipo il countdown, no? Faccio il conto alla rovescia. Solo che c'ho un po' di robe da fare, per esempio devo andare a passare la visita per l'INPS. Devo prendere l'invalidità il 18. Allora, in realtà ragazzi, mio padre mi ha detto di non di niente, di starmi zitto. Però, il cartellino per l'handicappati. Quello per parcheggiare, il cartellino degli handicap per le persone che sono disabili. Potrebbe essere utile in qualche modo? Perché? Perché io purtroppo ho un problema al piede.
quando ho fatto l'incidente con la moto, c'è un problema al piede e se cammino per tanto tempo mi fa male la schiena. Mio padre mi dice zitto, zitto, non di niente, di niente. E quindi niente, dobbiamo andare a passare la visita lì davanti la cosa per far vedere se ce l'ha ancora, cioè insomma se ce la riaccetta. No, 47% di invalidità, 47-48%. In realtà io sto bene, non mi sento che ho bisogno di quel cartellino, non c'ho bisogno, anche perché ci stanno persone che stanno messe tanto peggio di me. Però sai com'è, tante volte io non trovo parcheggio, dico porco diavolo, porca troia, porco su, porco giù. Giro le ore con la macchina, non trovo parcheggio, zero. Alla fine quello, metto quello e vado. Però è un po' brutta come cosa. Prima ce n'avevo veramente bisogno. Quando ho fatto l'incidente, grazie Lucazzo, camminavo con le stampelle. Camminavo con le stampelle. Sono stato un anno in carrozzina. Un anno in carrozzina, un anno sul letto, un anno tra letto e carrozzina, e poi 6 mesi con le stampelle per la riabilitazione. Beh, maggio indosso in realtà mi hanno dato 47, tipo 47%. In realtà l'ultima volta me l'hanno dato. Ma te parlo di tanti anni fa. Tanti anni fa. Ho pagato tipo 50 euro per farmelo dare. 50 euro. Sì, lo so, esatto, non ce n'ho bisogno comunque. Non ce l'ho bisogno. Però sai com'è quando vado a Roma o Milano, porca troia, per trovare parcheggio. Sì, infatti adesso dobbiamo un attimo vedere con mio padre. No, beh, bisogno, c'ho sempre bisogno, ragazzi. Cioè, comunque se cammino tipo. A che clip è diretta, eh? Comunque se cammino per. Che ne so, 2 km. Per esempio, quando sono stato al Games Week, è un po' l'accusata la schiena, eh? Mi fa già male. Un po'. Eh sì, assolutamente è comodo. Allora, anche questa cosa a piede non puoi fare qualcosa? Vai a prendere un piede che già c'ha avuto una osteomelite con tanto di necrosi. Dove
Non c'ho più un osso. I tendini stanno tutti mezzi lesionati. I nervi ci stanno e non ci stanno. Dove ancora mi fa male se io appoggio per terra il piede, se non ancora tutta sensibilità, che ancora formicola un po'. Vai a prendere un piede del genere, riaprilo col bisturi, ci metti un osso dentro, poi lo richiudi, cioè è rischioso, capito? Praticamente il primo metatarso, non c'ho più. Sul piede. E c'ho il tendine del secondo dito lesionato. Infatti il secondo dito sta fermo, non si muove più. È tipo una tipo sta fermo come una stecchetta, dritto per dritto. C'avevo 20 anni quando ho fatto l'incidente, 19 anni, 19. Allora, l'incidente. Allora, giustificato, Matteo. Ma allora, l'incidente è semplice, ragazzi. Io procedevo sulla mia strada, dritto per dritto. Procedevo dritto sulla mia strada, stavo tranquillo in moto, era tipo il giorno di Ferragosto, era alle 4 di mattina, era tutta libera la strada. Poi c'era un test di un pirla che su un incrocio a destra scendeva dalla strada, scendeva dalle strade, scendeva, non ha fatto lo stop, non ha fatto lo stop, ma ha preso in pieno de lato. Quindi io andavo tranquillo con la moto, stavo tranquillo, e uno a destra che non ha fatto lo stop mi ha preso in pieno. La strada era dritta per dritta, mi ha preso in pieno, un po' di sbiego mi ha preso, perché comunque quando tu entri fai così, sulla, cioè tu non è che entri dritto per dritto, se no andava dritto verso i gambi questo. È entrato però è andato un po' per storto, quindi col muso, col paraurti anteriore sinistro mi ha preso de lato. E praticamente la pedana della moto è passata da parte a parte del piede. E quando è uscita ha strappato via pure Gesù Cristo. Ha strappato via tutti i tendini, ossi, tutto praticamente ha rotto. Il piede era tutto maciullato. Il problema non era che era un, il problema non è che è un taglio preciso, netto, perfetto. Il problema è che è un taglio sempre stradale. Quindi c'era il grasso dentro la pedana, c'era lo zozzo, lo sporco, i batteri, i germi. E sta cosa ha portato il piede poi ad avere un'osteomielite, quindi un necrosi. Ma che protezioni, c'avevo le scarpe, che c'avevo le super tela, c'avevo le scarpe, le superga, mi pare. Il tipo ti ha aiutato? Va vanne. Sceso dalla macchina, incazzato nero. Porco Dio, l'ugofono, porca Madonna, la macchina, porco Dio, porca Madonna. Vengo là e ti ammazzo, porco Dio, guarda, porco Dio, che cazzo fai in mezzo a handicappato di merda, imbecille, mongoloide del cazzo, di tutti i tempi di più, maledete. Il problema qual è? Il problema è che il tipo era ubriaco. Non so quant'era il tasso alcolemico base, non lo so. Però lui c'aveva tipo 3,5, 4. Cioè aveva bevuto come la spugna, era tutto ubriaco. Era tutto ubriaco, era.
Mi hanno ritirato la patente per un periodo. Mi pare per un anno. O per 6 mesi o per un anno, non mi ricordo. Mi hanno ritirato la patente. A parte che ha fatto missione di soccorso. Ha provato a riaccendere la macchina e a scappare via. E non ce l'ha fatta. L'ambulanza non l'ha chiamata lui, ma l'ha chiamata una persona che passava di lì con la macchina. Una macchina è passata, mi ha visto per terra, si è fermata, ma mi ha soccorso. E grazie a Dio era un'infermiera dell'ospedale di Fermo. Grazie a Dio. Era un'infermiera, mi ha fatto mettere a pancia sopra, disteso, mi ha levato le scarpe, mi ha visto il piede, ha detto, oh cazzo, ha fatto così, ha detto, oh cazzo, ti fa male, mi ha detto, senti qualcosa? No, io non sento niente, posso vedere, no, no, meglio di no, meglio di no. Poi ha chiamato l'ambulanza e tutto. Sto testa di cazzo, minimo il carcere se meritava. Porco Dio. Questo imbecille. Da galera, porca madonna. Casco, giusto? C'avevo solo il casco della Arai. Solo quello c'avevo che era buono. Il resto stava a maniche corte, abbigliamento da spiaggia, scarpe leggere. Il problema qual è? Il problema è che come io l'ho visto, questo qua che scendeva a tutta velocità, io invece che rallentare e frenare, se rallentavo e frenavo, non succedeva niente. Lui andava, cioè lui lo stop magari non lo faceva comunque. Lui lo stop non lo faceva comunque, andava dritto per la sua strada, sicuro. 100%. Però se io invece, quando vedevo quella persona lì che tipo stava a 20-30 metri dallo stop e a tutta velocità, invece di accelerare per cercare di anticiparlo, avessi frenato, lui sarebbe andato dritto per dritto, non mi avrebbe preso. Il problema io, che ho fatto? Stavo andando a 60-70, ho accelerato, avendo una moto da competizione tutta preparata per la pista. Da 60-70 a 130-140 ci ha messo un secondo, due massimo. Un secondo. Gli ho dato una bella accelerata. Gli ho dato in terza una bella accelerata con una bella moto del genere, con scarico tutto quanto preparato, con motore preparato tutto quanto, andavo a 130, 120, 130. Il problema è che poi l'impatto è stato devastante. Io invece che cosa dovrei fare? Quando uno vede, in teoria, secondo la polizia stradale e anche secondo i periti, allora se io vedevo una macchina che andava a tutta velocità, prima dello stop, cosa dovrei fare io? Rallentare e frenare e fermarmi in mezzo alla strada. Quello dovevo fare. Molto probabilmente se io mi fermavo proprio, se io mi fermavo lì in mezzo alla strada, mi poteva prendere comunque. Cioè, a prescindere io avrei fatto l'impatto. Secondo loro non l'avrei fatto, ma ripeto, chi cazzo è che si aspettava che questa macchina non frenasse allo stop, anzi accelerava, continuava ad accelerare? Come cazzo facevo io? Cioè, anzi, possibile pure che mi faceva un bel frontale ed era pure peggio. Ed era pure peggio, forse. Io o cambiavo strada,
quindi andavo verso destra, oppure mi attaccavo al cazzo, ecco. Cioè, a prescindere l'impatto, secondo me c'era. Io istintivamente ho accelerato per cercare di anticipare la macchina. Ma anche avessi rallentato, che vedevo una macchina a tutta corsa 30-40 metri, ripeto, 30-40 metri prima dello stop, che andava a tutta velocità, da lontano l'avevo visto, che andava a tutta velocità, a 30-40 metri dallo stop, andava a tutta velocità. Come potevo io avere i riflessi pronti per frenare? Istintivamente ho detto accelero, lo anticipo. Ma comunque, a prescindere dall'impatto, secondo me c'era comunque. Allora, secondo il perito che ha fatto tutta quanta l'analisi, l'impatto si sarebbe svolto comunque. Però se io avessi frenato esatto, mai arrende. Infatti io gliel'ho detto al perito, gli ho detto: guarda, che io pensavo che lui rallentasse oppure che inchiodasse alla fine. Non potevo pensare che andasse dritto per dritto. Io, anche se rallentavo e frenavo, forse non l'avrei presa la macchina se mi fermavo in mezzo alla strada, se avessi frenato. Ma se rallentavo lo prendevo comunque. Mi sono fatto 80 metri. Allora, la moto ha fatto 120 metri di scivolata. La moto perché ha sbattuto di lato, cioè ha sbattuto di lato. Ha sbattuto di lato e poi è andata dritta per dritta verso un muro che stava lì. E poi ha continuato a camminare. La moto ha fatto 120 metri. 120 metri da lì perché ha continuato a girare tutto. Io invece, il mio corpo ha fatto 60-70 metri sull'asfalto. Cioè, come al momento dell'impatto. Al momento dell'impatto, questa qua è la macchina, mi ha impattato, la moto è andata da una parte, il mio corpo, invece che seguire la moto, è sbalzato per aria, de lato, così, de lato, ho fatto tipo un volo, ho fatto un volo però ecco, de lato, un volo de lato, così proprio, non dritto per dritto, ma de lato, così, o così, non mi ricordo, però comunque credo così perché... Poi quando ho sbattuto per terra, mi sono rotolato 300 volte. Tum, 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 tum. Devo ringraziare Dio che dall'altra parte non veniva nessuno. Ma sto tipo c'aveva la macchina tutta rotta davanti. Gli si era rotto il radiatore, il motore. Tutta era da buttare via la sua. Ciao Ori. Cioè, il punto è che prevedere una cosa del genere è quasi impossibile. Come puoi prevedere il fatto che uno rallenti su uno stop e non faccia lo stop e vada dritto per dritto? Come puoi prevederlo? Cioè, è una questione veramente dei microsecondi. Cioè, veramente dei microsecondi. Non puoi prevedere che uno inchioda o che vada dritto. Cioè, non... Sì, andava veloce e l'avevo visto che andava veloce e stava 30 metri prima dell'incrocio, l'avevo visto che andava parecchio veloce. Ma non potevo immaginare che non si fermasse lo stop. Sì, no, era ubriaco, c'aveva 3 o 3 punto e mezzo di tasso alcolemico. Non so qual è il limite.
Comunque aveva bevuto come una spugna un paio d'ore prima. No, 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 100% non te la danno mai la ragione, 100%, impossibile. La ragione, mai. Purtroppo mi hanno dato anche una parte di colpa perché andavo veloce. E secondo il giudice, se rallentavo fino a fermarmi completamente, potevo evitare l'impatto, secondo lui. Se frenavo, però, chi cazzo è che vede una macchina che corre come un'assassina, prendi e inchiodi. Nessuno. Nessuno. Forse non lo prendevo, forse non l'avrei preso se andavo a velocità normale a 50 all'ora. Forse mi prendeva meglio, forse mi prendeva la ruota davanti, forse non lo so, forse riuscivo, ma nessuno può saperlo, cioè non c'è una risposta. Sta di fatto che però io mi ero accorto di questa macchina che andava veloce. Questa è la cosa fondamentale. Io mi sono accorto della macchina che andava veloce e dovevo inchiodare. Comunque, sta di fatto che mi hanno dato un 50% di colpa. Oltre che il decurtamento dei punti sulla patente. Oltre la multa. Vabbè, ci sta, ragazzi, andavo veloce. E perché? Perché andavo a 120. 110, 120. La multa super salata su una strada dove si fa 50 mi volevano ritirare la patente. No, 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 ero totalmente cosciente. Totalmente cosciente. Non ho sentito dolore per via dell'adrenalina, penso. Non ho sentito dolore per via dell'adrenalina. Totalmente cosciente. Pensavo di essere tipo. Già andavo veloce del mio. 60-70 andavo già veloce del mio. Su una strada dove si va a 50. Più dopo metteci che ho dato una bella accelerata, bella potente la moto. Per anticiparla, ecco. Cioè, ma ripeto. Sì, ma io sta macchina l'avevo vista con la coda dell'occhio. Con la coda dell'occhio. E se non la vedevo per niente la macchina? Andavo a 50 all'ora tranquillo e mi prendeva comunque. Hanno fatto anche questa ipotesi, hanno detto che molto probabilmente ci rimanevo secco. Andavo a sbattere contro il palo. Vabbè, poi vabbè, 50%, sti cazzi, l'assicurazione mi ha pagato, però ecco. Gli dobbiamo fare causa ancora. Dobbiamo fargli rifargli causa di nuovo.
perché ci hanno dato un acconto. Sì, no, per fortuna che sto qua a raccontarlo, veramente. Questo sì. No, più che altro a me mi sembrava di stare sulle giostre, perché mi ricordo ancora che tipo non riuscivo a guardare, non riuscivo a vedere con gli occhi quello che stava succedendo. Ho provato ad aprire gli occhi e vedevo tutto mezzo, come posso dire, non era grigio, vedevo la luce dei lampioni e l'asfalto che girava contemporaneamente, perché ho fatto tipo trottola così tante volte, ma proprio forte, forte. Cioè tipo, allora, l'impatto. Sono volato, mentre volavo non sentivo niente se non a peso libero, cioè sentivo proprio il corpo che volava, che viaggiava a peso libero. Dicevo, che cazzo è successo? Porca troia, che è successo? Non ci capivo niente. Poi quando poi ho atterrato per terra, la prima volta, perché poi ho fatto così, ho sbalzato tan 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 tan, tipo come se lanci un sasso sull'acqua. Ecco, quando la prima volta che ho sbattuto per terra, ho iniziato a rotola veloce e lì non ci ho capito un cazzo, non ci ho capito. Buffo. Perché buffo, perché in realtà non lo so, mi sono venuto in mente nell'impatto, mentre volavo. Mi sono venuti in mente tanti flashback di vita, dei ricordi. Non volevo morire. Non volevo morire. Avevo paura di morire. Poi dopo mi sono risvegliato. Cioè, no, svegliato. Appena mi sono fermato, ho aperto gli occhi. Sentivo la puzza dell'asfalto, puzza di benzina. Cioè avevo. Stavo per terra, non riuscivo ad alzarmi, mi faceva male tutte le ossa. Sapete quando uno, che ne so, casca per terra, casca dalle scale, non so, cioè quella sorta d'acciacco, no? Oppure che te fa male, che tipo caschi e caschi de culo, o magari, che ne so, quella sorta d'acciacco lì che non riuscivo ad alzarmi in piedi. Appena ho realizzato che ero ancora vivo, il mio primo pensiero è andato alla moto. Ho iniziato a bestemmiare come una Madonna. E poi voi lo sapete quando urlo forte io. Porca troia, in mezzo alla strada. Porca dia! I vicini, quelli lì che stavano a dormire, i vicini, hanno sentito, non l'impatto, hanno sentito io che urlavo come un matto. Infatti l'hanno pure dichiarato sul coso alla polizia. Hanno sentito le urla. Hanno sentito le mie urla invece che. Mi si è sfilato il casco, mi sono risvegliato all'ospedale, il giorno dopo ero il giorno dopo senza manco ricordarmi manco chi ero. Per fortuna ho recuperato, ma di quel giorno ho completamente perso la memoria. Mi è rimasto il naso e il braccio rotto, la moto l'ho venduta come sono uscito all'ospedale. Ma io non c'ho paura della moto, la moto a me piace, ci guidare la moto, mi piace. A me piace guidare a moto. Il problema sono le altre persone che c'ho paura. Ma anche quando guido con la macchina, uguale, quando vado in autostrada, c'ho paura dei testa di pirla, dei testa di cazzi che mi vengono addosso. Oppure quando faccio i sorpassi con la macchina sui camion, c'ho paura che uno magari mi stringe la strada e mi ammazza.
come una volta un pezzo di merda, porca troia. Io ho visto che questo qua con le ruote, io guardavo davanti, no? Stavo con la macchina in autostrada, guardavo le ruote di sto camion, di sto tir davanti, che stava sulla sua corsia, no? A un certo punto, così dal nulla, inizia a entrare sulla mia corsia. Piano piano, piano piano. Io ho iniziato, l'ho avvertito, appena ha iniziato a mettere piede sulla mia corsia. Ho inchiodato, ci ho avuto la prontezza di inchiodare subito, cioè ho visto dietro se passava qualcuno, prima cosa. Ho inchiodato immediatamente e sono riuscito a... Cioè lui ha fatto così e io sono riuscito a fare così. Così, dal nulla. Se no, se io non me ne accorgevo, quello mi prendeva e mi schiacciava contro il guardrail. Mi schiacciava. Ma vaffanculo. Ah, con la Vespa giri? Per l'ebbrezza delle due ruote. Ah. Secondo me bruciare le passioni per gli incidenti è sbagliato. La passione per la moto? Uno se fa la moto e poi ci va in pista. Ma io non penso che, a meno che non sei come mio cugino si era fatta la moto, si era fatta tipo lo KTM, quello tipo un KTM 4 tempi 400 o 600, non mi ricordo che cilindrata era, non mi ricordo, ma era bello grosso. E poi lo vedevi, andava a 25-30, andava a 40 all'ora massimo, non tirava manco la marcia, non tirava. Tranquillo. Che cazzo? Andava tranquillo, 45 massimo, 45. Non tirava mai le marce, andava tranquillo, rispettava sempre i limiti. Esatto, sempre di seconda o di terza massimo. Prima. E io gli sono detto, ma vaffanculo, ammetti, stira ste cazzo de marce, porca Eva. No, no, c'ho pure, c'ho pure, c'ho pure. Cazzo, te la fai fare la moto? O ci vai in pista, allora lì è un altro tipo di discorso. Ma se no, andarci per strada Cioè, io penso chiunque c'ha una moto la usa per tirarla, per correre. Come una volta c'era un raduno sulle montagne, qua vicino a casa mia. C'era un raduno sulle montagne, no? Con tutte quelle curve, no? Ci avete presente tutte quelle curve? Allora, tutti quanti si radunavano, c'erano amici miei, tutti quanti con le moto, chi con quella da corsa, chi con la cosa. Ma con Gisgando? Chi cazzo è Gisgando? Giscando, chi è? Chi cazzo è Gis... Boh, vabbè, dicevamo... Ah, Gischianto? Gischianto mi deve baciare pure lo bucio del culo. Se sta dove sta, mi deve baciare i piedi. Però a quanto pare al Games Week manco la mano mi ha dato, manco mi ha salutato. Vabbè. Pazienza. Sti cazzi. Ma non hai cugini più piccoli di te? No, no, c'ho tutti i cugini più grandi di me, io ero più piccolo della famiglia. Comunque, che stavo a dire? Che stavo a dire? Non mi ricordo. Ah, c'era questo raduno sulle montagne. Tutte le curve, sapete, quelle montagne, quelle curve dove poi sotto c'è sta pure il precipizio, no? Dove ci stanno i precipizi. All'andata tutto tranquillo, preciso. Al ritorno. Tutti sti scemi con la moto sulle curve, piega di qua, piega di là, piega di su, piega di giù. Uno ha piegato un po' troppo, è scivolato, è andato a finire sotto, è morto. Morto, secco.
Morto. Comunque, la cosa simpatica, ironica per sdrammatizzare, è che io c'avevo ai tempi la moto dello postino. Cioè, io c'avevo un portapacchi dietro lo scooter 125. C'avevo lo portapacchi dietro. C'avevo il coso delle poste. C'avevo il parabrezza alto. C'avevo. E amici miei, andavamo tutti quanti a farsi una bella escursione con la moto. A fare il raduno lì e io che posso? Non posso non prendere. Non posso non andarci pure io, no? E dopo che ci vado con lo scooter del postino. Tutti quanti che mi rideva, che mi prendeva per il culo. Tutti. Infatti c'erano tutte le moto lì, tutte KTM, RS, tutte precise, tutte perfette. E poi arrivo io con lo scooter del postino. Cazzo che roba. Cazzo che roba. Che poi c'avevo pure il casco. C'avevo il casco, quello che, insomma, che avete visto tutti quanti. Quello bianco. Solo che dentro il casco ci avevo messo tipo l'auricolare tipo per sentire la musica. L'auricolare, quello col microfono qua davanti collegato col Bluetooth sul cellulare per parlare mentre facevo il postino. Se no era una rottura dei coglioni come lavoro, Madonna. Una rottura dei coglioni. A consegnare lettere così a correre destra e sinistra era una rottura delle palle. Almeno mettevo la musica e andavo tranquillo. Ai tempi non c'era nemmeno Spotify, credo. O se c'era poca musica, mi pare. Non era come adesso. Ma in moto hai mai girato di notte? Sì. A voglia, sempre. Sempre. La figa con la pala. Non so perché, ma le moto piacciono a tutte. Le macchine un po' di meno, le macchine. Però la moto, il brivido della moto, non lo so, le fa bagna tutte. Erano tutte attratte da sta moto che c'avevo io. No, no, che canzoni scaricate del Mione? No, 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 assolutamente no. Postino HS. Sai quante volte. Con le poste era veramente tosta quello bustino, eh. Fare il postino era qualcosa di eclatante, era. Madonna, ne vedevi di tutti i colori. Drogati. Drogati, cioè persone che si facevano, cioè, tossicodipendenti o drogati, non lo so. Però comunque, cioè, ho visto una volta uno che aveva tipo una pistola. Entro per fargli firmare la raccomandata, mi apre e lì c'era tipo una mensoletta con una pistola sopra. C'era, cioè una pistola, c'aveva questo. Un'altra volta, una vecchia mi apre, mi vede, si è innamorata di me, sta signora anziana. Allora, non so se faceva apposta a farsi, cioè, se magari se le mandava da sola le raccomandate, non lo so. Però sta di fatto che almeno una volta ogni 4 giorni gli arrivava la raccomandata, dopo un mese. Mi apre la porta tutta contenta, tutta felice, perché poi ero entrato pure un po' in confidenza con le pocce da fuori, in mutande con le pocce da fuori. Ste tette calate giù, si è messa lì, ha detto: vuoi entrare? Dai, entra. E mi accarezza tutto, mi accarezza qua il petto, mi accarezza qui, mi accarezza, poi io la guardo e dico. Volentieri. E poi scende sotto con la mano, mi prende il pisello, mi tocca il pisello, c'aveva una voglia questa, Dio santo. Eh no, la Madonna. Impossibile. Di tutto e di più. Poi
Poi un'altra volta c'era una che mi piaceva tantissimo. C'era una ragazza che era veramente figa, bella, 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 bella. Cioè, infatti, io ogni... cioè, non vedevo l'ora. Non vedevo l'ora di consegnargli le lettere perché non vedo l'ora di vederla. Era bellissima, era la donna più bella del mondo, ragazzi. Non ho mai visto una donna così bella. Era. Era la perfezione, ragazzi. Bionda, occhi azzurri, fisico atletico, culo perfetto, pocce perfette, tette perfette. C'aveva, cioè, era proprio. Era perfetta, perfetta. E avrei mangiato pure la merda per quando mi piaceva. No, beh, la merda non lo so, però era veramente una donna super, super figa. E c'aveva pure 2 anni meno di me. Solo che io quando lavoravo ero molto professionale, no? Io ancora oggi ho ancora questi cazzo di sensi di rimorso, cioè questi senso di rimorso che dico, cazzo, ma se... Perché non gli ho detto? Perché non gli ho chiesto di uscire a cena fuori o non gli ho chiesto il numero? O il contatto? Ero un coglione. Infatti, quando dovevo consegnare le lettere in quella casa, mi mettevo tutto precisino, un profumato preciso, tutto un profumato. O mi vergognavo, non lo so, ragazzi, però era veramente, era la fine del mondo, veramente. Era veramente la fine del mondo. 2 o 3 volte l'ho incrociata. Non mi ricordo come si chiama, però se vado in quel posto, sicuramente sul citofono ci sarà scritto il suo cognome. Magari inizio a fare un po' di... O magari mi segue. Che cazzo ne so. No. No, no, ti giuro, era proprio una figa della Madonna, era... Per me era la donna perfetta, era proprio, no, perfetta, non so poi com'è nel privato, come me ci trovo, però era proprio bellissima. E una Madonna, se me la ricordo, sta a Monte Granaro. Non mi ricordo la via precisa, ma basta che cerco un attimo, vedo un paio di foto sulla strada, sicuramente la ritrovo. Dove sta? Dove abita? Mi succedeva di tutto e di più quando facevo l'opustino. Mamma mia, quello che mi succedeva. La vecchia che mi tirava l'acqua dalla finestra. La vecchia malata che c'aveva la 104 mi mandava. Mi tirava l'acqua dalla finestra. Quella ritardata di merda che tipo. Mi insultava sempre e non mi voleva aprire il portone. Quella volta in cui ho consegnato le lettere. C'è stava tipo un nido dei calabroni. C'era un cazzo di nido dei calabroni sulla casa di questi. Cioè, sapete come sono fatte tipo le cassette della lettera? Cioè, allora, c'è il cancello grosso, no? Poi a sinistra del cancello c'è una specie di mini cancelletto, solo con una specie di tettoia. Ci avete presente? Come è fatto? La tettoia, la mini tettoia dove c'è il cancelletto dove tu entri e lì c'è stata la cosa delle lettere. Vabbè, sta di fatto che lì sotto la tettoia, porca Eva, un nido di calabroni enorme, 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 ma era tipo grosso, enorme, sti madonni grossi, io poi che ho paura di tutto, ho paura, cazzo, sti cosi gialli e neri, grossi, che girava. Alla fine io non ce la facevo andare a suonare al citofono, perché come andavo a suonare al citofono c'erano questi che mi attaccavano, cazzo. Una paura della Madonna. A una certa, perché io lì dicevo non si può consegnare, la rimandavo indietro la lettera. Alla fine questi qua mi hanno mandato mi hanno mandato tipo un reclamo, mi hanno mandato. E io
Gli dovevo consegnare per forza la lettera, io dovevo consegnare a questi. E allora che fai? Se gli dovevi consegnare per forza delle lettere e dovevi fare per forza, dovevi firmarti tipo o la raccomandata, non mi ricordo. E che fai? Come fai? Vai là sotto e inizi a urlare come un dannato. Oh! C'è di Inizio a urlare come un dannato, che poi dopo ho scoperto che le poste italiane, in realtà, le poste italiane, quando gli doveva consegnare le lettere, che faceva? Prendeva le lettere e gliele tirava dietro un congelo, perché c'aveva paura pure loro dei calabroni, no? Prendeva le lettere e gliele tirava. Porca troia, porca puttana, lo so, c'è ragione Ori. So, porca troia, alla fine è venuta una, è venuta. Oh, piglio adesso la lettera, no, vanno e mori imbazzata. Toh, gli tiro la lettera e vado via. E scappo via. Porca troia, ma certi calabroni, così grossi era, oh. Era così grossi, non vi scherzo. Ne sarà stati un 150. 150, un'altra volta. Porca troia, fatevelo di da babbo. Cazzo, mi fa male qua dietro la testa. Fatevelo raccontare a mio padre. Una volta, ragazzi, non sto a scherzare, stavo insieme a mio padre che mi stava dando una mano, no? Perché pioveva e stavamo in macchina. Entriamo dentro sto vicolo di campagna, era tipo una strada sterrata. Non c'era nessuno, c'era solo campi, a destra e a sinistra c'erano solo campi. A una certa c'erano tre case in lontananza, sulla sinistra. Tipo stile americano. E vedi da lontano che ci stanno ste persone che entrano dentro la macchina. Entrano, noi passiamo con la macchina, questo accende la macchina e ci insegue. Praticamente era un vicolo stretto, era proprio un vicoletto stretto, era un vicoletto stretto che ci passava solo una macchina. Poi più avanti c'era uno spiazzo per girare, no? E questo ci si mette dietro. A un certo punto vedi una macchina per traverso. Una macchina per traverso. Quindi noi camminiamo, vediamo una macchina per traverso. Uno dietro. Quello dietro si ferma. Si ferma dietro. Scende con un fucile a canne mozze. Era tipo un fucile quelle proprio a pompa. Era un fucile a pompa. Viene là e ci bussa sullo sportello. Così. Così. Tun tun. Sullo sportello. Porca troia, ci giriamo io e mio padre. Siamo i postini! Aiuto, non stiamo facendo di male, cazzo! Non stiamo facendo di male, siamo i postini! Porca troia, io e mio padre ci siamo cagati sotto, cazzo! Quel giorno ci siamo cagati in mano io e mio padre. Non ci potevamo credere, cazzo, ai nostri occhi. Porca Eva! Ci siamo cagati sotto. Mi ha detto, ah, noi pensavamo che fosse tipo dei ladri qua di su. Ah, ho capito, ho capito. No, perché allora lì ci arrivava in quella zona. Ci andava solamente le poste italiane. Noi non eravamo delle poste. Tu puoi immaginare. Immaginate la scena. Entri dentro la strada di uno con la corpo dove del babbo HS. Con la corpo dove del bianca del babbo HS. Con la pioggia, con tutto, verso l'una del pomeriggio, quindi non la mattina quando ci sta l'orario delle poste, all'una del pomeriggio. E dice: ma questi chi cazzo sono questi due imbecilli? È normale che si sono preoccupati. È normale. Mio padre non l'ho mai visto così preoccupato in vita sua. Porca troia, appena visto quello che è sceso con sto fucile, na paura, si è cagato sotto. Puttana. Porca puttana, mio padre ancora se lo ricorda. Un'altra volta dovevo consegnare tipo con la gippetta di babbo. Dovevo consegnare con la gippetta di babbo una lettera su una strada. Il problema è che sta strada stava in alto, su una montagna,
Era proprio su una collina, cioè era tipo, no, era proprio una collina, era tipo collina, però ci stava una bella strada brecciata tutta quanta dritto per dritto. Allora io che faccio? Prendo e metto tipo la ridotta, metto la ridotta, metto la prima, la 4x4 e vado tranquillo in su, vado tranquillo. Il problema, qual è il problema? Il problema è che in su va tranquillamente in su. Quando torno in giù, si stacca il cavo dell'acceleratore. Non mi ricordo se era della frizione o dell'acceleratore se si è staccato. Non mi ricordo. Comunque, fermo la macchina, chiamo Babbo che mi viene a prendere, ovviamente, mi deve venire a prendere mio padre perché ero rimasto a piedi. Quella, la macchina, l'acceleratore, o l'acceleratore, tipo l'acceleratore, accelerava ma non accelerava niente, non accelerava, sono staccato pure il cavo dell'acceleratore, sono staccato. Un'altra volta io ho finito la frizione della Jeep, io ho finito la frizione della Jeep, io sono finito. Porca troia, le bestemmie i padri, porco su, porco giù, destra e sinistra, un macello. C'era un giorno che aveva tipo. Se le marce non entravano. Esatto, le marce non entravano. Cioè, non è che non entravano, non riuscivo a metterla in moto, diverso. Cioè, non riuscivo a farla camminare. Senza acceleratore, come fai? Oppure non mi ricordo se tipo. L'acceleratore, si era staccato il cavo dell'acceleratore. Però la macchina rimaneva accelerata. Cioè io praticamente premevo la frizione, faceva il motore, faceva andavo su dei giri. Non mi ricordo se era una roba del genere o. Bisognerebbe chiedere a Babbo perché non mi ricordo. Dopo la sistemata. Vabbè, comunque. Un'altra volta la pioggia ha dirotto. Mamma mia. Con segnale lettere d'estate quando te viene quelle bombe d'acqua della Madonna, quella Madonna del Dio, le bombe d'acqua. Io non ce la facevo. Non ce la facevo con segnale lettere. C'era talmente tanta pioggia, pioveva a dirotto, ma forte. Quell'estate è piovuto a dirotto, forte, talmente forte, ragazzi. Forte e a vento. Io ho consegnato pure quelle cose che piovicicava, tipo che piovicicava un po'. Ma quando piovicicava. Quando pioveva a dirotto, non c'era Santi che teneva. Non era possibile consegnare lettere, impossibile. Solo che io ho chiamato la ditta, mi ha detto: Matteo, devi consegnare comunque. Devi consegnare comunque. No, no, non mi sono ammalato. Devi consegnare comunque le lettere, anche se piove, consegnale. Ho detto: scusate, ma io come cazzo posso consegnare lettere? Come faccio io a consegnare lettere? Se piove a dirotto in questo stato, non si può consegnare le lettere, non posso. Eh no, qua devi farlo comunque, devi consegnare le lettere. Ah, qua, là. Vabbè, prendo e inizio, vado a consegnare le lettere. Il problema è che pioveva talmente tanto che pure la sacca, quella dove tenevo le lettere, la sacca, quella in mezzo alle gambe dove tenevo le lettere, si era impregnata pure quella di acqua. Non, cioè, il contenuto della lettera si era bagnato tutte le lettere, tutto quanto. Alla fine chi ha dato la colpa? Indovinate un po'. Ovviamente tante persone hanno fatto reclamo. A me. Colpa mia. Colpa mia. Porca troia. Ma uno che deve fare? Ma se gli viene una bomba d'acqua di quelle proprio pesanti che pioveva, mi ricordo pure che si era tappate le strade, piene d'acqua le strade, un macello aveva fatto. Ciao Renno, buongiorno. Sì, poste private. Una volta vado a togliermi il casco d'estate. Una volta d'estate poi era brutta perché. Sapete perché era brutta d'estate? Perché d'estate
L'abbronzatura del postino è orribile. Praticamente, oltre al fatto che ero abbronzato a metà, con una linea netta qua, ma pure sulla faccia era abbronzato a metà. Cioè, c'avevo l'abbronzatura così. Proprio la forma del lucasco seguiva. Lucasco, quello semi-integrale, seguiva la forma del lucasco d'estate. Quindi c'avevo metà testa. Metà testa che era bianca e metà testa abbronzata nera, proprio nera, nera, nera. Cazzo, se ero brutto, porca troia. Cazzo. Madonna. Per fortuna che dopo ho iniziato a giocare ai videogiochi e non sono uscito di casa. Però era veramente brutto, cazzo. Quella abbronzatura lì. Orribile. Dio. Ah. Che lavoro di merda. Sapete perché dico che lavoro di merda? Perché lavorare per le Poste Italiane è bellissimo. Mi piace pure, mi piacerebbe pure lavorare per le Poste. Lavorare per le Poste private ti danno 700 euro al mese, lo scooter a carico tuo, spese dello scooter a carico tuo, lavori dalla mattina fino alla sera. Do 10 ore al giorno, no, 10 ore no, però dalle 8 fino alle 6. Dalle 8 fino alle 6. Adesso è cambiata la roba. Mi pare che la Nexiv non esiste quasi più. Che l'hanno comprata tipo. Adesso consegnano per Amazon. Mi pare. Adesso ne vale la pena perché è cambiata un sacco di robe. Sono cambiate. Però i tempi è un casino. Era un casino. Perché ho deciso di diventare. Di fare lo YouTuber streamer? Perché il mio datore di lavoro mi ha chiamato handicappato. Venuto a me mi ha detto. Gli ho chiesto un aumento. Gli ho detto, guarda che io. 700 euro, ok, ma c'ho 300 euro al mese di spese fisse, vive per voi, cioè per questa azienda. Io guadagno 400 euro. Io se voglio prendere un appartamento in affitto, voglio mangiare, voglio uscire, voglio fare, cioè io non c'ho soldi. Gli ho chiesto semplicemente da 700 a 1200. Mi hanno guardato male. Se so, io ho chiesto. È un aumento, perché quant'è che vorresti? Non lo so, 1100, 1200. Tutti si sono fermati, tutti stavano a contare lettere dentro l'ufficio. Si sono fermati. E si sono girati a guardarmi. E poi c'era il capo. Si è alzato, metto. Mi è venuto là, mi è venuto proprio qua, brutto muso, vicino alla faccia, qua. Vicino alla faccia così. Mi ha detto: tu cos'è che vuoi? Vuoi un aumento? E ho fatto: eh sì, vorrei un aumento perché comunque. Sì, vorrei un aumento perché comunque secondo me 700 euro sono poche. Mi fa: che è colpa mia? Se sei handicappato e non sai consegnare lettere? Porco Dio, me lo metto qui. Appena mi ha detto così a brutto muso, ho preso il palmare, gli ho detto vaffanculo, to! Ah! E glielo so tirato sulla faccia, e gli sono fatto pure male, non mi ricordo che cazzo gli sono combinato, boh, qua sul ciglio mi pare che sul sopracciglio gli sono fatto male, qua, gli sono fatto. Gli ho detto vaffanculo, più gli sono sputato sulla faccia. Sono tornato a casa e mi sono messo in malattia. Anche se non potevo mettermi in malattia. Comunque mi sono messo in malattia. Poi vabbè, lì anche lì, vabbè. È arrivato il medico, ho chiamato il medico, ho detto c'ho la febbre, c'ho, sto male. Vabbè, insomma, non si poteva fare, però era per una giusta causa, era. Era per una giusta causa. E poi dopo niente, mi sono messo in malattia. Dopo la malattia sono andato dai sindacati. Ho cercato di far causa. Ho provato perché c'erano anche altre persone che comunque si sono fatte. Hanno sempre quella ditta lì. Non per forza la Nexiv. Era proprio. No, la Nexiv in generale. Era proprio quella ditta lì. Avevano fatto causa a quella ditta lì. Quindi mi sono aggiunto anch'io con i sindacati e tutto. E poi alla fine mi sono licenziato,
Mi sono licenziato e li ho mandati tutti a cagare, tutti. Dal primo all'ultimo. Ho venduto lo scooter a quanto potevo venderlo e via. E poi niente, mi sono ritrovato dentro casa con un anno di lavoro, avevo risparmiato 400-500 euro. 400-500 euro ci avevo dentro il conto corrente. E che cosa ho fatto con 4-500 euro? Pacchetti Hearthstone! Mi sono comprato tutte le carte possibili immaginabili su Hearthstone. Tutte quante su Hearthstone. Ho speso tutti su Hearthstone. Poi dopo mi ricordo che ho iniziato a giocare a Hearthstone. Giocavo a Hearthstone dalla mattina alla sera. Seguivo vari streamer. E ho detto, cazzo, sta roba mi piace proprio. Ho detto, c'era proprio sto senso dei community. I tornei che facevano dal vivo, i raduni, le robe, mi piaceva da morì st'ambiente, che era diverso da quello di YouTube, era molto diverso. E ho detto, ma vediamo come va. E poi eccomi qua. Quanto guadagno? Non lo so. Ho un editor che mi costa un botto di soldi per YouTube. C'ho un editor che mi costa un botto di soldi. Troppi. E tra tutto c'ho un utile. Ho un utile di circa 30.000 euro l'anno. 30-40.000, dalle 30 alle 40.000 euro all'anno di utile. Un cazzo di niente praticamente. Te lo dico io. 30-40 mila euro di utile, ragazzi, non è un cazzo. Perché poi ci devi pagare tasse e contributi. Quello che ti rimane sarà tipo 15-20 mila euro all'anno. Se ti sembra tanto.